luogo elettivo della memoria rituale e di una devozione fortemente radicata, la Pasqua siciliana, nel dispiegarsi delle scene di quel singolare teatro popolare che è la Passione, morte e resurrezione di Gesù Cristo, disvela in maniera eclatante i tratti della propria cultura, i valori condivisi, sia sacri che profani, le specifiche devozioni e gli elementi cerimoniali esclusivi. Fuori dal tempo ordinario, lo spazio festivo concede il dominio assoluto ai gesti rituali, ai segni e ai simboli che incarnano il salvifico martirio del Figlio di Dio. Tra gli elementi costitutivi che, più degli altri, modellano le espressioni devozionali della passione nella cultura popolare siciliana, c'è il canto polivocale maschile, dominante rispetto alla marginale espressione monodica femminile, codificato in una pluralità di stili e livelli verbali dal registro linguistico latino, siciliano e italiano. Canale privilegiato di comunicazione e mediazione con le figure del sacro, i canti della Passione si configurano come un'esperienza narrativo-catartica, in grado di far rivivere l'evento salvifico in una dimensione mitica, dove si ritorna a essere testimoni oculari della Passione di Cristo, della sua morte e della sua resurrezione. Entro lo spazio rituale penitenziale, contrappuntato anche dai battiti ritmici a morto dei tamburi a bandoliera e dalle marce funebri eseguite dalle bande musicali, il canto si offre come emblematica immagine verbale vocale del martirio di Cristo, che riecheggia lungo gli itinerari processionali del giovedì e venerdì santo. Anche a Messina, in occasione dei riti della Settimana Santa, in particolare il giovedì santo, dopo la cena Domini, nel corso della rituale visita ai sepolcri, almeno fino agli anni 50 del Novecento, gruppi di cantori di tradizione, per devozione, o anche al fine di guadagnarsi un bicchiere di vino o qualche altra piccola ricompensa, cantano di cono in cono la Passione di Nostro Signore Gesù Cristo. Essi cantano in coro minimo 3 persone, sotto la guida di un capocanto. Andando ancora a ritroso nel tempo, ecco nel ricordo vivissimo di Maria Triolo Sarica i versi narrativi penitenziali intonati dai cantori nei pressi delle due vie. Brisciulo veneri santo, e mattino la Mace Santa si mise in cammino. Ci incontra San Giovanni per la via. Ci disse: a un'annata, Mace Maria, io vai e cerco lo mio amato figlio, incatenato in casa da palato. Cu ci chiama una tompulata, cu ci chiama una sputazzata. Sangue rosso corria. Chiddu è figlio di Maria. Fitti una croce longa e ranne, un inchiuvare un nostro Signore per voi altri peccatori. Peccatori, allerta! Allerta! Con un lassa stu peccato, muore presto e poi è dannato. Ed ora, dalla storica chiesa della Santissima Annunziata dei Catalani di Messina, sede della secolare omonima Arciconfraternita, ci mettiamo in viaggio per raggiungere la chiesa madre di Galati Mamertino, nell'alta valle del Fitalia, sui Nebrodi, per ascoltare le voci e i suoni della Passione. Siamo a Galati Mamertino, sui Nebrodi, nella storica chiesa madre dedicata all'Assunta. Ad accoglierci
i battiti ritmici del tamburo a mortu e il suono della traccola, che aprivano, e continuano a farlo in molti centri, i cortei penitenziali del Venerdì Santo. Ascoltiamo ora una marcia funebre, altro distintivo segno musicale del Venerdì Santo della tradizione. A proporla, un ensemble strumentale, espressione della storica banda musicale galatese Giuseppe Verdi. Questo è il titolo della marcia funebre che abbiamo ascoltato, composta negli anni 60 del Novecento dal maestro Luigi Zingales, di Mirto, direttore all'epoca della banda musicale di Galati Mamertino. Così come ci ha raccontato il maestro Calogero Emanuele, formatosi adolescente alla scuola di musica di Zingales e successivamente anche lui alla guida del complesso bandistico galatese, questa marcia funebre veniva suonata, oltre che per il Venerdì Santo, anche in occasione dei funerali. O mace c'ha fitta, c'ha pena e dolore, per noi peccatori, priate a Gesù. Inconcia lo figlio, la mace dolente, ha una croce pendente, che muore Gesù. Fedele alla pratica del canto devozionale di tradizione nebroidea, il coro parrocchiale della Chiesa Madre di Santa Maria Assunta, con Angela Sutera, voce solista, e alla tastiera Monica De Salvo,
ci ha fatto ascoltare un raro esempio di canto monotico, un tempo intonato dalle donne il Venerdì Santo a Militello Rosmarino, tratto dall'antologia di ricerca etnomusicologica Idoli du Signori, con arrangiamenti originali del maestro Calogero Emanuele. Affaccia, Maria. Cato figlio passa. Avanti, che lo portino alla fossa. Maria passa per nasciata nova. La porta d'un falegname aperta era. Oh, caro Masciu, che fai presto a stura? Fazzo una croce, pu figli Maria. Oh, caro Masciu, te prego, non la fare longa e pesante, che ci hanno a posare le cannuzze sante. Oh, cara donna, se fosse per mia, di rose e sciuri io ce la faria. Quella nebroidea, soprattutto il territorio circoscritto dalle valli del Fitalia e del Rosmarino, ha costituito per secoli un'area conservativa di pratica di canto polivocale maschile e monodico femminile, di assoluto interesse etnomusicologico. Lo venneri mattino a giorno chiaro, la bella mace si mise in cammino. Cunciava a San Giovanni per la via,
ci disse: «Un stati ienno, o madre mia?» «Vai cercando un lume caro figlio, che lo perdivo e non lo posso lasciare.» «Iti in ta casuzza da palato, lui tasciare inchiuso e incatenato.» «Lu venni mattino a giorno chiaro, la bella madre si mise in cammino, con ciao a San Giovanni per la via, ci disse un discatienno, o madre mia, vai tu cerca. Proposto nell'originale reinterpretazione del gruppo musicale di folk revival degli anni 70 Vinni Cuvinni, formato da Mimmo Mollica, Delfio Plantemoli e Calogero Emanuele, il canto del Venerdì Santo ascoltato è un tipico testo poetico narrativo attestato in molti centri isolani, condiviso con altri canti in siciliano e titoli liturgici, quale il Miserere Salmo 50, ancora oggi eseguito nella vicina Longi, e soprattutto lo Stabat Mater, particolarmente radicato nella forma polivocale maschile di tradizione in molti centri del territorio nebroideo. Ave salve regina, o mace addolorata, vi sia raccomannata st'arma mia, una razza ia vorria,
astuma cor ingrato, feruto e già passato da vostra spada. Dove sarve? Il testo Salve Regina è uno dei titoli mariani più ricorrenti, non solo in area neproidea, ma nell'intera Sicilia, anche se in questo territorio è particolarmente radicato in diverse lezioni e forme devozionali, connesse alle diverse celebrazioni stagionali in onore della Vergine Maria. Ed ora, a conclusione del nostro viaggio alla riscoperta dei suoni e dei canti della Passione dei Nebrodi, ci affidiamo alle note dolenti di Cipresso, una marcia funebre composta dal maestro Vittorio Manente, vissuto da giovane a Galati Mamertino con il padre maestro della banda musicale locale. L'indimenticato maestro Vittorio Manente, dalla carriera musicale brillantissima, ricoprirà infatti il prestigioso ruolo di direttore della banda nazionale della Marina Militare.